Bentrovati, oggi siamo qui per vedere un po' di animazioni, ok? Ultimamente vedo che le animazioni vi piacciono, quindi se vi piacciono io le porto, non è un problema. E adesso possiamo iniziare, siamo con Sonic.exe contro Fleetway Sonic. Due nostre vecchie conoscenze. Abbasso un attimo il volume perché dopo mi esplode a me, va bene. Allora, abbiamo Fleetway sul corpo di... Boyfriend, arriva Sonic.exe, ok. Teoricamente i due in realtà non si sono mai incontrati, quindi a parere mio teoricamente dovrebbe essere più forte .exe, credo, essendo un demone, quindi con poteri strani. Non so, in realtà vince chi scrive la storia, che è quello che scrive la storia che decide chi vince. Ok. Il suo corpo è mio, ha distrutto 3 di miei giocattoli. Allora Viecce, prendilo. Ok. Nome di fumo. L'animazione devo ammettere che sono fatte anche abbastanza bene, mi piace. Ok. Ma io non so, sinceramente non so cosa aspettare. Però non ho fatto niente, a parte tra uno schiaffone dicendo. Girlfriend, mi raccomando, te non fare niente, rimani nascosta come sempre. Non mai fare qualcosa. Ok, demonio. Ha usato accecamento. Vuole distruggere dall'interno, intelligente come mossa. Fleetway.exe, no, non ce l'ha fatta. Vabbè, già è pazzo di suo l'altro, non lo può fare impazzire più. Ok. Serie di calcia nei denti. Calcia nei denti, si sente. Sta vincendo Fleetway sotto ogni mia... Che no. Sotto ogni mia previsione sta vincendo Fleetway. Bello sto riferimento a Vegeta intanto, con il laser puntato. Però è tornato normale. Ahia, è tornato normale. Allora non credo ce la faccia più per niente. Ok. Se sto rondando. Ah, gli anelli, ok, vuol dire gli anelli come nel film. Va bene. Gli ha rubato il cappello. Oh, ok, è stato strano come scusa. Can't run! Ok, qui invece abbiamo Tails.exe contro Boyfriend Chasing Song. Ok. La canzone dell'inseguimento. Volume però un po' troppo alto, abbassiamo un tantino. Ok. Come fa Boyfriend essere così veloce? Perché Tails non è una saetta anche lui, però... Cioè, non è perché ha velocità sonica. Ma non è normale che un ragazzino di 19 anni come Boyfriend possa correre per la maniera. Just give up. You can't run away from me. Ok. I guess I'll fight you then. Non puoi correre via da me, allora credo che combatterò. Oh, vediamo un pochettino come va a finire. Poi mi chiedo perché... Tails con quella... Credo che sia la skin che abbiamo già visto. Piange. Qualcuno me lo spiega perché piange con quella... Con quella skin, con quella texture. Non capisco. C'ha le lacrimette. Boh. Ok, molto rilassata come inizialmente. Perché la bocca non è coerente con le vocali che si sentono. Però ok. Va bene. Test versione umanoide. Sta strano forte, sono sincero. Anche perché è altissimo. Oh cavoli. In realtà Boyfriend è basso quanto Tails. Quindi no, però è decisamente più alto Tails. Perché va sempre bene. Che begli occhi. Ma che begli occhioni.
caso non c'è stato per tutta l'animazione, solo il punto X. Pam! Anata! Ok. Sembra una raffica ora. Ci ho azzeccato! Una JoJo's reference anche qua, va bene. Movimenti troppo veloci. Qualcuno dovrà vincere dei due, ragazzi. Qualcuno dovrà pur vincere. Credo che lasciarlo vincere Boyfriend. Anche se non sto usando la versione 4. Forse non ha bisogno. Ok. In qualche maniera è finita. Ah, ha vinto Boyfriend, decisamente. Sì. È schiattato malissimo. Ma gli ha staccato un dente addirittura. Ok, finito così. Qua sempre il nostro animatore preferito Paul. Ok, sono i punto X contro ma è un altro. Sta molto vista qualcosa, ma era troppo cringe da portare. Ma stava guardando JoJo comunque. Sì, effettivamente c'è JoJo là dietro. Io non vorrei dir nulla, ma no. Isn't that a JoJo series? Giorno, stai attento. Lo rimetto qua. How do you know about JoJo? Cioè, come fai a conoscere Io c'ho tipo il muro qua dietro pieno di action figure. Ne ho una, due, tre, quattro, cinque, sei. Altre due di altre cose. Più una qua sopra. Qua c'è il reparto anime, purtroppo. Ve lo farò vedere un giorno. Fatemelo sapere se siete interessati a vedere il reparto anime. JoJo! Oh, you better not know. Oh, you are approaching me. Stai approcciando. I can't beat the shit out of you without getting closer! Ok. Avrei anche Jotaro e Dio lì dietro, effettivamente. Però sono troppo in alto e non li posso prendere. Ok, lo sta approcciando, perfetto. La faccia così col muso, col grugno, poi il nasino così. Non so se dire se è cringe. Oh figo, non ho la più pallida idea. Ok. Un taste isterico praticamente, la canzone sotto si deve chiamare. Remixata, palesemente. Ok, scontro uno contro uno, raffica di ora in arrivo. Le animazioni sono sempre a quel livello medio-alto, secondo me. Secondo me ci stanno molto bene. Stanno impazzendo sui due, praticamente. Combatti meglio... Cioè, combattono meglio di quelli di Dragon Ball a momenti. Non in quanto di animazioni. Ok. Ok. Sto la faccia così un po' orrendo. Ok. Ok, cosa c'è? Mossa speciale, uno stand? No, spin dash. Ok. Però un impostore sono. Ma forse? L'ha messo in capo entrambi. Tipo, silenzio, stavo dormendo, ho fatto un baccano assurdo. Invece siamo con Triple Trouble. Ok, che la conosciamo tutti la canzone, tipo una delle più lunghe esistenti, roba del genere.
Ok, Sonic Puntox che impazzisce, letteralmente. Ok, non mi ricordo il nome di quello. Sono sincero, non mi ricordo il nome. Sonic bestiale, bestia Sonic, roba del genere. Credo. Non mi ricordo. Ok, gli ha lanciato un Tails, punto S, perfetto. Non dura tanto come la canzone vera. No, no, no. 1 minuto e 41, ok. Ah, l'ho sconfitto così. Finita, finita la festa. Ok. Ci è venuto meno del previsto. Modalità corrotta, ok. Interrotto da Knuckles. Ha preso per la coda. Ok. Boss full corruzione Eggman. Notate che proiettili possono fare qualcosa, ne sono abbastanza sicuro. Ma gli ha dato in bocca un pugno, gli ha fatto mangiare. Ok. No, si è svegliata Girlfriend e l'ha presa sotto forma di demone, ok. Ok ragazzi, belle queste animazioni interessanti una dopo l'altra. Io vi saluto, un bel like in iscrizione e ci vediamo a un prossimo video. Perché per oggi faccio basta così per oggi. Ciao a tutti.